Anna, ma come sei titanica questo oggi, guarda. Grazie, ma che carino. Che belle, ehi, non ti avvicinare, sai. No, non mi avvicino, scherzo. Però oggi guarda, noi che dobbiamo... ti ho visto che volevi guardare sotto la gonna. Ma non è vero, perché non mi hai preso? Ma perché mi hai preso? Io non sono quel tipo di persona, no. Anzi, sono super elegante. E oggi siamo piccolini, eravamo piccolini, perché dobbiamo entrare in questo villaggio che è pieno di nascondigli e nasconderci. Oh, che figata! E infatti sembra all'occhio distratto, può sembrare un villaggio normale, ma in realtà no, è pieno, pieno di pertugi qui. Mamma mia, per giocare a nascondino! Qui ce n'è uno. E nascondersi qua, guarda, eh? Come sono carini! Qua ce n'è un altro, una scaletta, poi qui ma si non può entrare. Un po' troppi, scusami. Scalette, lì, buchi, pertugi ovunque. L'occhio attento troverà nascondigli ovunque. Lì dentro, là dentro, insomma, dappertutto. Quindi sarà molto difficile per il cercatore riuscire a trovarci e perciò serve uno che sappia cercare come si deve. Chi se la sente di fare il primo cercatore? Io, ragazzi, io ho studiato i metodi di cerca delle formiche. Voi sarete le formiche oggi. Mi ha ricordo che tu eri scarso, capace. Infatti io ricordo che tu eri veramente ragazzi, il peggiore di tutti. È proprio un ricordo. No, fidati di me. Lascia, mettimi alla prova. Dai, a forza. Ok, allora tu sarai il primo cercatore. Sei armato? Ho dato pistola, fucile. Buono, okay. Guarda quante armi ho, del brutto. Fantastico. Allora mettiti faccia al muro, perché noi dobbiamo cercare il nascondiglio, va bene? Bravo. Prego, iniziate pure. E tappate anche le orecchie, perché non devi sentire. Esatto, infatti. Sì, non devi sentire, quindi fatti gli affari tuoi. E noi non parliamo dei nascondigli che scegliamo, mi raccomando, va bene? Ora noi dobbiamo diventare un pochino più piccoli. Possiamo cercare un bel posto, tipo qua dentro. Guarda, io ce n'è uno qua. Qualcosa di bellissimo. Ah, no, sembri una vecchia, Feri, un po' come sempre. Cioè, scusa se te lo dico io, però. Dai, ma perché? Che cosa cattiva? Ma insomma, quando si diventa piccoli si è un po' come gli anziani. E quando si diventa anziani si torna un po' bambini. Lo sanno tutti, quindi è normale. Non è vero. Cerca un nascondiglio invece. Io ne ho trovato uno abbastanza bello, devo dire. Qui dentro penso che non sia facile trovarmi, Ma c'è l'imbarazzo della scelta, io non so dove andare. Neanche io non so dove andare, sto ancora cercando. Allora, vi consiglio di cercarvi un posto e di starci dentro fissi, perché potete diventare anche più grandi, poi potete tornare più piccoli, a vostra scelta, come volete fare. Oh, io l'ho trovato, Tu ne hai trovato uno bello? Allora, credo di sì. Sì, cioè, bello. Bello, bello non è, però è sicuramente molto funzionante questo nascondiglio, Tra l'altro, nei commenti sono sicuro che mi potrete scrivere un emoji particolare che secondo me ci sta abbastanza bene con il nascondiglio che ho scelto io, che tra l'altro è molto bello. Non dare però altri indizi, che lui secondo me ci sta ascoltando. Esatto, perché quello lì sta facendo finta di non sentire, ma in realtà ci sente ma benissimo. Ma gli era stato dato l'ordine di non guardare e non sentire. Ma lui lo sai, lo conosci che fa schifo certe volte, Ragazzi, questo ho sentito vero, è questo ho sentito. Vedi, schifo marcio. Va bene, allora Cico, io direi che tu puoi neanche iniziare a cercarci, perché hai fatto il danno, sei determinato, sì. Ok. Ma la determinazione non la senti nell'aria? Sento molta determinazione. È tutta la mia, ragazzi, sì. Mamma mia. Sì, sì, è la stessa determinazione di chi la sera viene in live alle 19 sul sito Viola Lion VGF Live, link in descrizione. E loro sono i più goduriosi, sono goduriosi un bel po'. Allora, Cico, non trovi nessuno? Ragazzi, questi pertugi sono ovunque, pieno di buchetti, quindi è molto difficile. Molto pieno di pertugi. Dai, puoi cercare. Non trovo nessuno. Guarda, ragazzi, non voglio indizi. Non ditemi. Ma non ti preoccupare, che non è che te lo so. Nessuno voleva dirti assolutamente niente. Non c'eravamo neanche proprio pensato. Se volete un indizio, datemelo, dai, su. Dai, puoi cercare. Secondo me possiamo dirti fuoco. Dai, quando uno di noi ti ha molto vicino, può dirti fuoco. Ok, sono qui. Qualcuno dice qualcosa? No, mi pare proprio di no. No, perché? Ok, qui dentro ho capito tutto. Però se neanche lo vedo, io ho capito. Allora, io ti dico fuochino. Ok, io però ti dico, Cico, che secondo me tu stai sbagliando, perché non puoi aggirarti così velocemente. Devi concentrarti a guardare bene, cioè siamo piccoli. Ma i buchetti sono troppo piccoli, non li vedo neanche io con i miei occhi. Bisogna adesso avere occhio. Però è un po' acquetta, eh. È andato bene, via. Ragazzi, non va bene. Allora, qui sopra avrò una visuale più ampia. Bomba! Che è successo? Ammazzato! Sei stato tu? Incidente di percorso, a quanto pare, Porca miseria, sei stato sfortunato. Legale, non si fa in teoria. Perché lo fai sempre quando cerco io? È vero. Effettivamente è vero, cioè devi stare attento, perché io se ti vedo in difficoltà è l'unico modo che ho per aiutarti. Quindi io cerco di aiutarti, però
Infatti lui ti voleva aiutare. Devi capire da dove t'ha sparato. Io ho capito, io ero qui sopra. Quindi tu mi sa che sei anche tu qui sopra, sopra questa casa. Sì, comunque io sto ancora cercando di spararti, ma tu non te ne sei accorto, eh? E dove Anna, sei? Dove Anna si è addormentata, lo sapeva. No, no, è che c'ho un problema. Anna, è inutile che strilli come una scema. Ti sei addormentata, eri 3 minuti addormentata. Incredibile, la bella addormentata sul pisello. È inutile che poi ti risvegli. No, allora, no, no, assolutamente no. Al massimo ero da un'altra parte, ma non... Però non va bene così, dai. A me fai piacere veramente. Lui già c'ha difficoltà, poverino. Poi tu lo ammazzi di continuo. Ti pare il caso? Chico, stanno passando i minuti, non stai trovando nessuno, cioè. No, rega, dai, un indizio. Sei un pagliaccio, Chico, cioè. Dai, no, Lion, è impossibile. Tu hai mai cercato così? Dai, allora gli diamo tutto un indizio. Io sono a cielo aperto, dai. Ti vedo da un'ora. Ti sto guardando adesso, dai. Ma cagà, ma sei invisibile, sei minuto. E quella chi è? L'ho vista, lì te l'ho scappata. No, scappare pure non vale. Anna, cioè, dai, questo poveraccio è da un'ora che cerca. Va bene, accetto il mio destino. Ma dov'è adesso, però? Ma se sali al piano di sopra. Dai. Ah, eccola qui, ragazzi. Finalmente proprio Anna. Dai, non mi prende, sono troppo piccola. Senti, facciamo che ti ha preso Anna, che mi fa una tenerezza infinita. Va bene. Fa proprio una pena. Dai, allora, adesso chiedi un indizio ad Alex, che sicuramente te lo dà un indizio, va bene? Dai, un indizio, dimmelo. Il mio indizio è che sento un po' di puzza molto vicino a me, diciamo. Ho capito, ok, hai detto troppo, mi dispiace. Hai detto sì, effettivamente mi sa che hai detto troppo, Alex, Forse ho capito anch'io. Mi sa che lui non ha capito. Guardami, Lion, sono qua. Non ti far vedere, Non ti far giusto, vedere. Giusto. Non ti far. Ma non... è qui? Non lo so, io non lo vedo neanche. Ah, l'ho trovato! È lì nell'albero! È lì nell'albero! Esci fuori! Esci fuori! L'ho preso! Con le mani in alto sono! Bravo, Cico! No, le mani in alto, ecco qui! Attento perché ragazzi, ti ho fucilato. No, ma. Dove sei? Dove sei? Ho capito dove sei. Ma è vero, ma come faccio a essere lì, scusa? Mi hai sperato da qualche parte. Ma non da lì però, Dai, ma poverino, vede, però non fai realisti così. Eccoti dove sei. Ti ho visto di brutto. No, devi scendere da lì. Devi scendere di brutto, Scendi da lì. Va bene, va bene. Allora, io scendo, Però tu non mi devi sparare subito, va bene? Oh. Ok, ti puoi nascondere? No. Tu mi devi cercare di acchiappare, Però sarà molto difficile. Sceso. Sono già sceso e sono completamente già sparito. Ti ho già riperso, ecco qui. Sus, è finita la fiesta. Invisibile. In un Bravo, attimo quanto è forte Lion, sei la mia ispirazione. Ma anche però anche per il momento è 2 su 4. Feri, dagli un indizio a Chico perché non ti allora, trova. Allora l'indizio che ti do io, Chico, è dove ti ho detto fuocherello prima. Te lo ricordi, no? L'hai già dato l'indizio. Dai, sì. È facilissimo, sarà sicuramente lì. Ti devi ricordare dove sei andato. Era qui dentro, ragazzi. Dai, Feri è vecchia, quindi sicuramente non sale le scale. Quindi sarà al piano di sotto probabilmente. Devi ragionare. Te l'ho detto, cioè, bisogna avere cervello. Bisogna sempre ragionare. Il nascondino sembra una stupidaggine, ma in realtà è gioco di mente. Cioè bisogna essere furbi. No, ma come facevi a saperlo? Comportamentantologia. Adesso io userò la mente e penserò questo. Bravo. Tu sei sceso da lì, ma non puoi essere andato lontano. Quindi o sei qui in mezzo agli animali. Potrei. O sei nel laghetto. Nel o laghetto. Sei nei bambù. Nei bambù. Potrei essere nei bambù. I bambù non mi piacciono molto, puzzano. Però i bambù li sto per scuotere. Devi scendere se sei lì. No, se rompi i bambù ti rompo la mamma. Oh, è illegalissimo. Non puoi farlo, Ho detto che li scuoto, non li sto rompendo. Sì. Mannaggia, non ti riesco a chiappare, però. Ma mi sei ammazzato. Ma dai. No, senti, così non vale. Sono però, non una formica di vedo. Quelle velenose che quando la pesti ti fa patire le pene dell'inferno. Di quelle col bambù rosso, senti. Sì, una formica a culo rosso, proprio terribile io, Ma sei nel lago? Sei nel lago? Ma come fa a non vederti? Non ma lo dai, so. Ma cioè... È scemo, ma lui è scarso, No, ragazzi, ma stai scherzando? È veramente scarso, Chico. Bisogna stare attenti. Io non lo vedo veramente. Uno ho così capito, scarso. Sei dentro le barche. Ero dentro le barche, ma ora non sono più. Sono scappato. Via. Non puoi spostarti, l'hai detto tu all'inizio, Ma non è vero, ma bugiardo. Io non l'ho sentito. Vediamo questa regola, ti prego. No, sei un bugiardo, sei proprio... Però a me mica mi hai fatto scappare via.
beh, ma perché poverino mi faceva tenerezza, non trovava nessuno. Adesso ho trovato. Ah, adesso non ti fa più tenerezza? No, ma neanche prima così tanta me ne faceva, giusto un pelino. Ma dove sei? Dove poverino, sei? Non trova mai nessuno lui. Dove sarò altro mai? Indizio. Un altro indizio voi. Allora, mi sto aggirando, ultimo indizio. Guarda, aggirandomi proprio in zona erbosa. Sono voi in mezzo all'erba, tutto scaltro. Okay. Qui è pieno di erba, quindi pieno sei qui di sicuro. Erba, è vero, è pieno di erba. Oppla, ti ho ma visto passare. Ho visto, mi sa che sei qui? Potrei, E dove mai? E dove mai? In mezzo ai cavalli, In mezzo ai cavalli? Non sono in mezzo ai cavalli. Introvabile. Ma raga, è impossibile giocare. Ma così. Dove cavolo sei? Io non ti vedo. Vedo Chico. Ha cavalcato qualche mucca così qua e là. Adesso io mi sposto un pochino. Piano mi sta piano. Dando indizi, Chico. Dai, lo mandi troppo in tilt, poverino. Ah, qui non ci passo però. Porca. È impossibile. Raga, è impossibile. È inutile che mi dite dov'è. È impossibile. Ma ti ha detto che ci sono le mucche! Ma può essere ovunque, si vedono ovunque. Ma si può essere? Zap! Dai, ti ho visto! Esci fuori da lì, ti ho visto, ti sparo, Devi uscire da lì! Mani in alto, uso va la bene, pistola! Mi arrendo, Abbiamo vinto, bravo, non Chico! Non è che stai arrendendo, non stai mi arrendo molto! Non è vero, non le odio, non le attiverà bene! Sono arreso, sono alle mani in alto! Mannaggia te! Ti sparo, sono con le mani in alto! No, non mi interessa, ti sparo. Ok, ti vedo, non sei con le mani in alto. Sono di brutto con le mani in alto. Ah, mannaggia. Vieni qua, fai la guerra allora, dai, vieni. No, non lo riesco a dai, ma anche tu però. Ok, io sono piccolo. È molto però. Difficile, sei molto piccolo. Molto pericoloso e piccolo. Però anche tu sei molto. Eccolo, succhia. Niente, d'affetto. Va bene, mi hai preso, sono trovato. Ti ho trovato tutti e quattro. Ok, adesso voglio essere io a cercare. Quindi mi metto faccia al muro e oh voglio. Oh no, assolutamente. Durerà tre minuti questo round. Adesso si muovelo ride di brutto. Ma che tre minuti, anche di meno, porca tu miseria. Tu mi fai paura però. Ah, fate il bene ad avere timore. Perché io userò ogni mezzo per seccarvi. E nel frattempo, mentre voi vi nascondete, vi faccio vedere Air Diario Supremo Laionico. Questo per un ritorno a scuola letale. Andatelo a comprare nei negozi di articoli per la scuola. Ci sono anche gli zaini e astucci. Fighissimi, guarda, devo dire, questo zaino è epico, proprio bello. Voi dovete, se avete possibilità, andarlo a comprare, perché è un ritorno a scuola WGF. Io sarei fiero di riaccompagnarvi. Ci ma sono i quaderni, quello che volete, epico. Ciò che uno desidera. Vi siete nascosti, perché non è che vi do tanto tempo. Dai, inizia pure. Sono okay. Pronta. Sto partendo, io sono nascosto. Va bene. Allora. Il primo che si fa trovare è la sega. La sega. Ma non mi troverai mai, Lion, mai. Allora mi trovi subito, bene. Me. Uffa. Feri io sono la sega. Fiduciosa, invece. Va bene. Allora, io mi rimpicciolisco un pochino però per dare un'occhiata più accurata. No, aspetta, perché ti puoi anche rimpicciolire? Certo, E queste sono le regole che Chico non sapeva. Infatti. Aspetta un po'. Ma io ho visto qualcosa? Secondo me no. Sì. No! Ti prego! No! Dai, ma poverino! Ti prego. Sei la pippa più pippa del West. Ma stai a cercare che a nascondersi comunque. No, ti prego, lasciami stare, lasciami vivo, ti supplico. No, perché sei scarso. Cioè, nascondino non è il gioco per lui. Oh. Tanto è qualcos'altro, Cico. Un'altra possibilità. Va di bene, va bene, rientra nel gioco, grazie mille. Ok? Non guardarmi. Allora, io divento un pochino più grande. Vediamo se qui dal buco riesco a vedere qualche peone. Non c'è nessun peone. Sei troppo lontano dal peone, Alex. Ma io me la prendo comoda, non mica fretta. Va bene. Vediamo se qui nel maialino c'è qualche maialina. Tipo Anna. Pochino? No. Aia, aiuto. C'è Feri, mi sa, qui dentro. Sento odor di anzianità. No. Un po' di anzianità si sente, qui. Io ti vedo, tu non mi vedi. Attenzione, un poco di vecchiaia. E dove sarà mai ma questa? Ma come hai fatto poi subito qui sei venuto? Oh, mannaggia. Girati. Sbam! E niente, mamma mia, ma come hai fatto a prenderla? Cioè Chico ci ha provato a sparare 20 volte. Ma perché Chico non diventava più piccolo? Il segreto è diventare anche più piccolo ogni tanto. Ma devi dirmelo, sei tu il maestro. Scusa, ma io ti devo dire le cose. Sei tu che devi saper cercare. Hai chiesto tu di essere il primo a cercare, Non è che io te l'ho detto io. Intanto vi ho trovato, in un modo dell'altro. Sì, malissimo, dopo 20 minuti. Cioè, veramente, una cosa pessima. Meglio tardi che mai. Ma guarda, in certi casi è meglio mai, secondo me, Vabbè, Crucino, sei rientrato in gioco per pietà, per guarda, cui? Io sono entrato per pietà, ma adesso sono letale, sì, sono l'elite del nascondiglio. C'è un villager brutto,
Gli sparo a questo io, però. Steccalo, bravo. No, ma perché, poverino? Ok. Eh no, perché dà fastidio anche, eh? Cioè, resistente il signore, eh? Vediamo qui. No, io qui sento puzza. Sento puzza. Ma per curiosità, che genere di puzza? Questa è puzza. Puzza brutta, quindi Anna non puzza. Sarà Alex per forza. Di solito. Sono io, sei proprio lontano anni luce da me, te lo dico subito. Anni luce da te, sembra il titolo di un film. Ma prima hai detto che c'era puzza di vecchio. Mo te ne accorgi, scusa, ma che riflessi hai? Dai, sì, me ne accorgo adesso. Feri, sono passati 5 minuti, ma che è successo? Non è mica normale. Me lo sono ricordato adesso. Comunque la puzza di vecchio che ho sentito prima, cioè no, la puzza di brutto che era di Alex, non era veritiera, perché non ho visto nessuno, quindi forse... Oh no! Sei qui? Nuggy Boy? Dove sei tu? E dove sono io? Sono io. Io non lo so. Anche io, forse qui. Ma ti vedo io lì, nel pollo. Ti vedo io nel pollo. No, non puoi! Sì. Passa sì. Dal muso! Ti vedo io nel pollo. Anna! Anna! No, non entrare! No! Non ti ho dato l'accesso! No! Chiudi, Anna, no! Anna, ma non ti si può sparare dentro il pollo. Tragedia! Porca. Anna, vieni qui che sei una pigmea. Ferma! Ok, l'ho preso. È andata. Era difficile, era chi parla. Molto difficile. Rimane da trovare quel perdente di Chico che è rientrato in partita. Molto triste, molto triste. Però ti ho detto che sono eccezionalmente un triste. Un indizio. Non lo voglio, non lo voglio. Devo prima trovare Alex il nauta. Non mi trovi mai. Non ti troverò mai. Questo è quello che dici tu, peone. Perché io già sono sulle è tue tracce. È proprio lontano. Tracce. No, non l'hai visto. Che ne sai? Tu m'hai visto? Io lo so. Io ti vedo, ma non ti dico dove sei. Come fai a vedermi? Sono piccolo piccolo. Come facevi a vedermi? Ti ho visto prima, dico. Questo è nell'albero. Stai bugabusando sicuramente, sì, tu, certo. Brutto cheater che non sei altro. E invece Chico non è che... Che è successo? Cos'era? No. L'ho trovato. Dove andale. Stai andando? No, andale nulla. Esci dalla zucca un po'. No. Dai. Vieni. Ho uscito. No, da dove sei uscito? Lecca palle. Allora rimane da trovare soltanto un fringuello. Un innocente bambino stavolta, sì. Sì. Però vabbè, sei già stato anche trovato. Quindi tecnicamente hai perso, Cioè, il fatto che gli è stata data una possibilità non era proprio buono, allora, però dammi un indizio, visto che hai avuto una seconda chance. Okay. Dai. Il sole mi bacia, bro. Il mi sta baciando di brutto. Su uno dei tetti. No. Sì. No, sono livello terreno. Aspetta che sono diventato troppo grosso un attimo. Livello terreno. Sei nella cacca delle vacche. No, non sono lì. Sei nell'erba però. Guarda, sono nel verde. Nel verde. Ho il pollice verde. Sei su una delle ninfee? No, ho il pollice verde e basta. Dico solo questo. Sei sotto un bambù? No. Sei in un fiore? No, dall'altro lato, non sono lì. Difficile trovarti, Era bello questo, Ti ci stai in pena, sei nel grano sicuro come l'oro che sei nel grano. Infatti, silenzio. Sei qui in mezzo alle carote. Mi sa che è stato beccato. Mi sa che l'hai trovato. No, invece, sei nelle carote. Mi hai calpestato, tipo. Davvero? Ma non ti vedo. Scusa, ma quanto è piccolo? Vedi che mi vedevi? Ho schiacciato. L'ho schiacciato l'insetto. L'ho schiacciato. Bene. Abbiamo tempo per un round lampo. Che sarà il round di Alex. Perché giustamente anche lui merita un po' di gloria, no? Quindi abbiamo poco tempo, ragazzi. Quindi approfittiamo di questi pochi istanti e nascondiamoci in un posto originale. Fate veloci. Io non sento e non vedo. Però fate velocissimi. Va bene, Alex. Va bene. Allora, vieni, Chico. Stai con me. Ti prego. Grazie mille. Sono qui. Vieni così, siamo giusti secondo me. Ma è letale. Ok, pronti? 3, 2, 1. Via Alex, puoi cercare. Sì, parto. Esatto, posso usare il cecchino per il round lampo? Sì, puoi usare quello che vuoi. Ok.
Inizierò da questo punto dove stavano i polli. Sì, è un buon punto da dove iniziare, quello. Un ottimo punto, guarda. Ha già trovato la vecchia? È possibile. Si sente il rumore di vecchia che soffre, non è un bel rumore. Dai, perché? Mi dissocio anche un pochino da questo rumore. Me ne vado. Molto crudele, far soffrire le persone anziane, la Alex. Prima. È stato aperta, orribile. Certo. Niente, potevi anche risparmiarmi comunque. Cos'è stato? Niente. Nulla. Qualcuno mi ha sparato. Aia. Grande, ora mi sta piacendo. Illegale. È stata sicuramente Anna, Alex, No, bara. Non ci credo. È Anna bara ogni tanto, No, ma Anna non lo farebbe. Sono molto famosa per barare, sì, io, Sì, sì, è illegale. Vieni, Cico, vieni. Dove, qui. Che zona siete? Non te lo diciamo, questo posto cagare. Rotto. Questo è un ottimo posto qui. Così, guarda, guarda, un cammino. Oh, che figo. Aspetta. E non l'ho preso. Oh, ma dove state? Oh, ma dove siete? Oh, ma dove state? Oh, ma dove siete? Aspetta. Aia. Ehi! Dai, no! Non una chiappa. Non vi vedo, però. Vabbè, tanto non ci vede, guarda. Aspetta, eh. Aia. Dove sparate? Da lassù! No, non siamo su. Lì sopra. Siamo in basso. Tra l'altro, devi trovare ancora anche Anna, mi sa. Esatto, che sei... ci sono anch'io, mi stai ignorando e mi sto anche offendendo. E un mi po', dispiace, però questi qua mi sparano. È meglio imitare la minaccia più grande. Non hai detto niente di sensato nella lingua italiana. Sì. Comunque, cioè, per fartelo volevo sapere, dire, meglio eliminare la minaccia più grande, ecco. Già, non si chiama. Ma posso unire anch'io? Mi posso unire? Oh, ho visto! Ah, a posto, via. Attento, ci ha visto. Però scappate. Ci ha visto. Leviamoci dalle palle, Cico, veloce no, come il vento. Viaggino! No, veloce come il vento. Zup 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 zup. Ok. No. Sei stato acchiappato? Sì, sono stato acchiappato. Non fa niente, io sono ancora vivo e sono sagace, quindi non c'è nessun pericolo. Rimango ancora anch'io. Anche Anna dai, è sagace. Siete? Ah, mi sei passato proprio vicino e non mi hai visto, Dove sei? Sei mischiato. Sono vicino e pur tanto lontano. Vicino e lontano, Alex. Pensa vi guardo, Ormai sono lontano. Non mi trovi più. Proprio lontanissimo. Ho trovato Anna. Bravo. No, non era. Ma dai, no. Bravo. Però non rimango ancora io. Però l'ho trovata. Va bene. Quindi ho vinto. Va bene, ma a me non mi hai trovato. Sono ancora da qualche parte. Vabbè, ho vinto comunque. No, non hai vinto. Devi trovare anche me. Mannaggia, un tacchiappo proprio, Hai sparato di nuovo. Non però. È vero, perché io ti vedo. Adesso non ti vedo più. Prima ti vedevo. Vediamo se sei nell'albero. No, perché prima ti ho detto che ti vedevo, adesso non ti vedo più. Posso diventare piccolo? No, sì. Aia! Te sei camminato sopra, cioè. Mi dispiace, Alex. Vicino e pur lontano. Ero qua. Sei lì! No! L'ho trovato! Wow! Imprendibile, Lion! Non ti far prendere! Mi hai trovato, mi hai trovato! Ho vinto! Ma è stato OP però, Io ero lì nell'angolino, ero invisibile anche perché io sono marrone. Ma perché, esatto, eri tutto mischiato con la terra. Ma guarda che quella è una tattica. Per esempio, tu Alex dovresti metterti vicino all'acqua. Feri dovrebbe mettersi vicino ad altri vecchi. Anna dovrebbe mettersi vicino ai fiori. Basta, e però. Cico vicino alla cacca delle vacche. Lo sapevo, quanto lo sapevo io. Carino, che molto sì, grazie Anna. Però oggi sei un po' Giancarlo Magalli. Hai rotto le palle di essere Giancarlo Magalli. Sono un fiore Magalli. Sta voce di Anna Giancarlo Magalli sta iniziando veramente a stancarmi. Se io volevo fidanzarmi con Giancarlo Magalli, magari sceglievo Giancarlo Magalli. Prova a chiedere, magari accetta. Non sono sai. Interessato. Comunque, noi ci vediamo questa sera in live. Fateci sapere però, già qui nei commenti, se volete vedere altri episodi del nascondino. Fatelo come vi pare, anche un emoji di una cacca va bene. Alex, non stare vicino a me, che poi si imbruttisce la gente. Bene. Quindi guardate me che sono bello, non guardate Alex che è bruttino. E per oggi è non tutto. È vero. Da Lion e la gang nascosta out. Ciao.